tutti. Oggi mi vedete anche nel viso, diciamo così, almeno forse abbinate un po' la mia voce a un viso, diciamo così. Allora, niente, vi volevo far vedere le mie nuove creazioni. Sono dei bracciali e niente, sono molto carini. Ora ve li faccio vedere. Questi che mi vedete indosso, vi volevo far notare, sono gli orecchini fiore di campo, li ho fatti anche in rosso. Guardate come sono carini. Mi dispiace che ho poca luce, non si vedono tanto bene. Comunque ora ve li mostro più dettagliatamente, me li tolgo e ve li mostro più dettagliatamente. Mi mangio un po' le parole. E niente. Che vi volevo dire, vi lascio tutti i link sotto al video. Spero che vi piacciono, che il nuovo bracciale vi piaccia. Aiutatemi a trovargli il nomino. Poi vi farò un tutorial. È un bracciale unico, non sono dei moduli tutti uniti. È molto veloce, ci vuole un quarto d'ora di orologio. E niente, ora vi mostro i nuovi bracciali. Ciao, giro la telecamera. Sposto i bracciali. Allora, questi sono gli orecchini al lobo in rosso che vi facevo vedere, che vi ho fatto vedere. Poi dicevo, lascio nell'info box il link del tutorial. Guardate com'è carino. Io li adoro questi orecchini, mi piacciono da matti, molto belli. Poi danno un effetto fantastico al viso. Sono molto belli anche fatti tanti e uniti come per fare un girocollo volendo. Comunque ognuno con la sua fantasia può fare tutto quello che vuole, basta avere voglia e tanta passione per la creatività, in questo caso le perline. Allora, questi sono gli orecchini fiori di campo in rosso. Poi negli altri video li avete visti in diversi altri colori. Allora, oggi sui diversi gruppi ho postato questi bracciali che secondo me nelle foto non si vede davvero per niente la bellezza di questi bracciali, perché sono semplici ma belli, belli, belli. Allora, guardate com'è bello in blu e Tiffany, molto bello, sbrilluccica. Ora che arriva l'estate e mettiamo tutte le braccia scoperte, guardate che bello, blu, rosso e bianco, che è tra i miei colori preferiti, rosso e bianco, bello. Poi l'abbiamo fatto il nero e questo viola particolare, molto bello. Qui ho utilizzato allora le Gem Duo nel centro, cipollotti 1x2, vabbè, perle da 6 e cipollotti nel mezzo 3x4. Questo rosso e bianco è fatto uguale. Questo blu ho modificato un po'. Qui ho messo siccome avevo finito sinceramente le Gem Duo, allora ho utilizzato le Super Duo. L'unica differenza è che anziché due cipollotti 1x2 nel mezzo ne ho messo uno solo, mentre qui ne ho messo due nel mezzo, cioè nel mezzo accanto alla Super Duo o accanto alla Gem Duo. La differenza è uno solo con la Super Duo. Poi ho fatto ora questo qua, sempre uguale, allo stesso identico modo, con anziché però i cipollotti 1x2 ho usato le 8-0. Le 8-0 io uso quasi tutto della Toco perché mi piace di più. Ah, e anziché cipollotti, allora, anziché mettere cipollotti in tutti, li ho messi solo centrali, e anziché cipollotti qui ho utilizzato i bicono, tre bicono. Mi piace molto molto l'effetto, il colore di questo è stupendissimo, bellissimo, veramente bello. E niente, questi sono i bracciali che ho realizzato. Allora, dai, trovatemi un nome.
a questi bracciali, guardate come sono carini. In un quarto d'ora fate un bracciale così, secondo me è spettacolare, bellissimo, veramente bello, prezioso. Poi sono belli, si sente che sono fatti particolari, pesano, belli, belli, belli. Sono ottimi per un regalo, per tutte le stagioni, per tutto. E niente, fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, aiutatemi a trovargli un nome. Questo l'ho girato al contrario. Aiutatemi a trovargli un nome e poi vi farò il tutorial. Molto, molto facile e veloce, non sono moduli uniti, è tutto un bracciale unico. E niente, ci sentiamo presto, ci vediamo presto. Mi raccomando, lasciatemi un like visto che le visualizzazioni non mancano. E niente, per avere una gratifica, un piacere in più per fare queste cose, diciamo, se vi va. Lasciatemi un like, iscrivetevi e niente, un bacione a tutti, a presto, ciao, ciao a tutti.